Sono 148 le persone LGBTQI+ che hanno denunciato nell'ultimo anno casi di violenza omotransfobica in Italia. Il dato emerge dal rapporto omofobia.org che tramite attivisti raccoglie gli episodi omotransfobici monitorando i servizi che supportano le vittime, un fenomeno sul quale accende i riflettori la giornata mondiale che si celebra ogni anno il 17 maggio. In questa data l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rimosso l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Dopo 30 anni, però, le persone LGBTQI+ sono ancora vittime di violenze e discriminazioni e l'Italia non ha ancora una legge che contrasti tutto questo odio. C'è qualcosa che non funziona nella misura in cui il legislatore italiano ancora tarda ad approvare una legge nazionale contro l'omo-bilesbo-transfobia. Le tutele e la sicurezza delle persone LGBT sono pertanto dimidiate e questo è inaccettabile in una società che continua ancora a fregiarsi dell'aggettivo civile. Col centro Artemide, che ha aperto i suoi battenti ormai quasi 2 mesi e mezzo fa, ci stiamo rendendo conto di quanto bisogno avesse la Basilicata di un presidio di tutela e benessere per le persone LGBT, diretta promanazione di UNAR e del Ministero delle Pari Opportunità. Ce lo dicono i primi accessi, le prime richieste, le iniziative nelle scuole che stiamo portando avanti, il panel eventi che esordisce appunto questa mattina. Quindi capiamo da questo fermento che stiamo lavorando alacremente, il lavoro è un lavoro importante, ma noi non ci fermiamo perché bisogna percorrere la strada dei diritti con convinzione e consapevolezza, perché la tutela dei diritti non è un argomento per persone sensibili, è un argomento per la società civile tutta che deve percorrerlo con coraggio e determinazione. Il neonato centro Artemide di Potenza, in occasione della giornata mondiale, ha organizzato 3 giorni di iniziative, a partire da un workshop svoltosi al Palazzo della Cultura di Potenza, occasione anche per ricordare i servizi offerti dal primo centro servizi della Basilicata a tutela dei diritti e delle persone LGBTQI+. Noi abbiamo una pagina dedicata su Facebook, Artemide Centro Servizi Lucano LGBTQI+, abbiamo anche una mail, abbiamo un numero dedicato, trovate tutto proprio all'interno della pagina Facebook, tutti i riferimenti, quindi seguiteci su Facebook e eventualmente lì trovate anche tutta la rosa di servizi che noi proponiamo, quindi assistenza psicologica, legale, sportelli di ascolto, eventualmente anche percorsi di formazione. Stiamo costruendo dei moduli formativi per ordini, per tutti gli attori della società civile che l'UNAR ci chiede di coinvolgere come rete, una rete robusta, una rete poderosa per arginare l'omofobia che dai report resi noti oggi purtroppo non pare conoscere soluzioni di continuità.